10 minuti. Mi sentite? Sì. Sì. Niente, allora buongiorno a tutti e benvenuti al terzo incontro del ciclo di seminari che abbiamo organizzato come Into the Black Box, intitolato Radical Thinking in Time of Pandemic. Dunque, abbiamo pensato questo ciclo come un momento per elaborare degli strumenti critici. Per cercare di comprendere e analizzare la fase che si è aperta con l'irruzione della pandemia di Covid-19 e abbiamo strutturato gli incontri intorno a quattro tematiche, a quattro assi: lavoro, politica, riproduzione sociale ed ecologia. Tra l'altro, se volete, potete trovare le registrazioni dei primi due appuntamenti sul nostro sito. Nei quali appunto abbiamo affrontato la situazione a partire dal tema del lavoro e della politica. Per questo terzo appuntamento abbiamo con noi due ospiti che ovviamente approfitto per ringraziare per la disponibilità e per aver accettato il nostro invito, con cui affronteremo il tema della riproduzione sociale. C'è una categoria che è stata utilizzata in numerose analisi che hanno indicato appunto questo tema come centrale al fine di comprendere in che modo la pandemia abbia messo a nudo tutta una serie di contraddizioni che attraversano la società, ma non solo, anche tutta la genesi della categoria e i diversi approcci femministi che l'hanno utilizzata nel passato e che la utilizzano ancora oggi, ma anche per approfondirne la dimensione, diciamo così, politica e di orizzonte strategico per i conflitti, per le lotte. Dunque, il primo intervento sarà di Simona De Simoni, che è insegnante, docente al Master di Teoria Critica della Bicocca e ricercatrice indipendente. E in seguito ascolteremo Cinzia Ruzza, scusatemi, docente di filosofia alla New School for Social Research di New York e coautrice del volume Femminismo per il 99% un manifesto. Come per gli altri appuntamenti, l'incontro sarà articolato in due brevi relazioni di 15-20 minuti ciascuna e alla fine apriremo uno spazio per il dibattito e per le domande. Ricordo solo che il quarto appuntamento del seminario sarà martedì prossimo, sempre alle 17, e che appunto per quest'ultimo incontro il tema sarà quello dell'ecologia. Ospiteremo gli interventi di Emanuele Leonardi e Dario Padovan. Direi quindi che lascio la parola a Simona e Cinzia, che ringrazio ancora. E ricordo di spegnere i microfoni per evitare rumori di fondo. Va bene, grazie. Spero che mi sentiate bene. Se ci sono problemi me li potete segnalare in caso tolgo il mio video. Mi fa molto piacere intervenire, diciamo, in questa cornice e farlo insieme a Cinzia Ruzza, quindi grazie davvero per l'invito. Come ha detto anche Carlotta, dal momento in cui è scoppiata questa pandemia e si sono attuate varie politiche di contenimento, anche molto diverse, poi diciamo nei diversi contesti geografici, la categoria di riproduzione è stata richiamata in molte analisi, in particolare diverse teoriche, attiviste femministe hanno insistito su questa questione. Faccio riferimento ad esempio al manifesto femminista transnazionale, ma non soltanto, diciamo, ci sono state molte voci che hanno proprio usato questa categoria per leggere un po' quello che stava succedendo. Si potrebbe dire in effetti che la questione della riproduzione sociale si sia imposta, cioè che la diffusione dell'epidemia abbia 80-90% forza lavoro femminile. E quindi sono emersi, dicevo, l'entità e il valore sociale dei lavori riproduttivi che quotidianamente consentono la riproduzione di persone e il mantenimento in vita di individui non autonomi, bambini, anziani, malati, disabili, eccetera. Questa
Questi lavori sono stati celebrati anche a vario titolo dalle autorità dei vari paesi, dalla stampa mainstream, si è parlato di eroi, angeli, guerrieri, mentre in realtà sono diciamo, settori esposti, che in questo periodo sono stati esposti forse ai più alti rischi di contagio e a ritmi di lavoro, ma anche i dati sull'incremento della violenza del genere. Quindi un primo livello per cui la questione si è imposta è proprio questa dimensione del lavoro di riproduzione. In secondo luogo sono emersi regimi produttivi molto differenti all'interno degli spazi urbani, con tassi di contagio distribuiti in modo molto differente sulle linee della razza, della classe, della marginalità del genere. Penso poi magari Cinzia approfondirà questo aspetto. Alle differenze di contagio sulla linea della razza, ad esempio negli Stati Uniti, ma anche ad altre situazioni, casi dei detenuti. A Torino, da dove appunto mi sono collegata, c'è una emergenza di senza fissa dimora veramente impressionante. Quindi questa dimensione di regimi produttivi differenziali dentro gli spazi urbani che sono proprio venuti alla luce. In terzo luogo abbiamo assistito a un'accelerazione impressionante della sussunzione capitalistica di ampie porzioni di riproduzione sociale, per mezzo soprattutto di dispositivi digitali, e qui penso all'esempio eclatante della scuola o della formazione più in generale, che ci pone di fronte effettivamente alla necessità di pensare al rapporto tra riproduzione, estrazione e valorizzazione. Oltre che di immaginare, come suggeriva già Tania Rispoli nella scorsa sessione di questo seminario, delle pratiche di sottrazione, di controutilizzo, passatemi il termine, di endogenizzazione anche delle dinamiche di riproduzione sociale. Infine, su un piano più generale, l'epidemia ha portato alla luce la contraddizione stessa insita nel processo della riproduzione sociale, ovvero quella tensione che le esponenti del Marxist Feminist Collective hanno definito appunto una tensione tra fare vita e fare profitto, cioè tra la contraddizione che esiste, che sta dentro il capitalismo, tra una logica della produzione e del profitto e una logica invece della riproduzione della vita, anche secondo certi standard di qualità. E anche in questo caso l'epidemia, diciamo, ha prodotto dei casi emblematici, l'Italia o la gestione sopra una riflessione sulla riproduzione sociale necessaria e urgente. A questo proposito vorrei fare un passo indietro e provare a definire meglio la categoria. Questa è stata anche una richiesta che mi è stata fatta diciamo, da chi ha organizzato il seminario, quindi come dire, mi sottraggo. È una categoria ampiamente utilizzata dagli economisti classici e che subisce una torsione critica a partire dall'utilizzo che Marx ne fa nella critica dell'economia politica. Mi dite solo se va tutto bene, così non vado. Si sente? Perfetto, si sente, Ah, sono ok. pure tranquilla. Scusatemi. Dicevo appunto una categoria formulata nel Scusate, 700 che prende Simona, scusami. una torsione critica Sotto, del scusate. sì? Sì? Scusate se mi interrompo, ma abbiamo un po' di problemi con la registrazione. Vi chiederei di lasciare il video solo a chi sta parlando, perché sta saltando sempre e forse la banda non regge anche la registrazione. Scusate. Quindi io lo lascio. Sì. Ok, dicevo Marx dà una torsione critica a questa categoria. La tesi di Marx, penso ad esempio, vabbè, al capitolo sesto inedito del primo libro del Capitale, che è un capitolo in cui Marx si concentra proprio sulla questione, la sua tesi, semplice quanto complessa, è che il sistema capitalistico per sopravvivere deve immediatamente e continuamente riprodursi in quanto tale, cioè riprodurre i suoi membri, la forza lavoro, e riprodurre i rapporti sociali che lo caratterizzano. Della riproduzione sociale nell'analisi marxiana del capitalismo è stato detto che si tratti di una sorta di anello mancante, cioè di un nesso individuato ma non veramente approfondito. Marx, infatti, pur dichiarando che la vita produttiva è la vita che genera la vita, ad esempio nei manoscritti del 44, e quindi riconoscendo una centralità anche economica al processo della riproduzione, tende però a confidare in quello che è stato definito da Leopoldina Fortunati, una teorica femminista marxista,
italiana come la forza naturale del lavoro sociale. Cioè Marx tende a naturalizzare il processo della riproduzione e a non integrarlo appieno nell'analisi del capitalismo. Ci sono una serie di ragioni storiche e teoriche per spiegare la scarsa attenzione che Marx riserva.